Direttore, altra vittoria per il Cittadella, Cittadella che a parte quel rigore alla fine non ha concesso niente perché il portiere Alfonso è rimasto inoperoso. Sì, credo sia una vittoria meritata, molto, una partita molto molto difficile dove abbiamo incontrato una delle squadre più in salute del momento, la squadra dopo un primo tempo di grande difficoltà, nel secondo tempo ha sbloccato la partita e ha consolidato la vittoria con una prestazione importante e meritata. Il rigore è stato una cosa fortuita, Nava è scivolato e nel scivolare ha concesso questo rigore che poteva compromettere una partita strameritata, una vittoria strameritata, e fortunatamente insomma il rigore è stato sbagliato e a mio avviso portato le cose nella giusta direzione. Un rigore è arrivato dopo un gol annullato, ti avevamo già visto correre in campo pronto ad esultare. Sì, un gol annullato, dopo bisognava chiudere prima la partita, abbiamo avuto delle occasioni importanti per chiuderla, molto Pizzotto e anche qualche tiro magari che se inquadravamo la porta potevamo chiudere prima la partita, e si sa che quando non la chiudi una palla, uno svarione può succedere, quindi il rigore è capitato proprio su una scivolata di Nava. Però ripeto, la vittoria è una vittoria che meritiamo ovviamente, quindi faccio i complimenti veramente alla squadra, allo staff e a tutti. Ecco, 10 punti di vantaggio sulla seconda a sette giornate dalla fine, tanta roba. Sì, è tanta roba, però non così tanta da permetterci di abbassare la guardia. Credo che ci siano ancora delle partite troppo importanti, troppo determinanti per cantare vittoria, e chiaramente stiamo facendo bene e quindi siamo contenti, dobbiamo goderci questa vittoria, ma sapere che fra 4 giorni giochiamo a Mantova, un'altra partita che dobbiamo cercare di fare bene.